A me quello che interessa di più e oltre, a partire da questo caso, è difendere le garanzie e lo Stato di diritto per tutti i cittadini, italiani e non, NGO o non. Quello che noi dobbiamo avere, imporre, restaurare è uno Stato di diritto in cui i magistrati parlano per atti e non per sospetti, per illazioni, essendo che proprio ieri il procuratore di Catania ha detto non ho prove. Non ho prove, credo che questo, come dire, faccia piazza pulita, non ho niente contro le indagini, se ci sono indagini da fare si facciano, ma una, come dire, bailam mediatico a discredito e senza prove, questo lo trovo, come dire, pericoloso, non tanto e non solo per l'ONG, ma come metodo e come metodologia che credo sia pericolosa per tutti i cittadini. Non è una novità, diciamo, che alcuni siano piuttosto loquaci, ma è un atteggiamento che ho sempre stigmatizzato, che fa parte della giustizia ingiusta del nostro paese e che non dobbiamo accettare né manipolare politicamente. E credo questo, al di là del merito, è l'insegnamento che dobbiamo avere, che tutti i cittadini italiani devono avere. Vogliamo vivere in uno Stato di diritto in cui chi ha le prove parli, chi deve fare indagini faccia indagini, ma il discredito gratuito, questo veramente non è accettabile. È preoccupante perché evidentemente renderà meno attive, meno efficaci, ci saranno meno finanziamenti. Il discredito vuol dire che i privati saranno più sospettosi indebitamente, quindi le campagne di discredito non sono mai gratuite per chi le subisce, come molti sanno. Per togliere le ONG dal Mar Mediterraneo? Io non credo che sia così, proprio perché Frontex non ha, come è stato dichiarato, navi sufficienti. Credo anche che le parole migliori le ha dette ieri Vincenzo Mele, che è il comandante generale delle capitanerie di Porto, il quale ha fatto semplicemente notare una cosa che sa qualunque pescatore, chiunque vada per mare, chiunque vada a vela, navi mercantili, e cioè che il soccorso in mare è un dovere, anche se saltate sul pattino, quindi di tutta evidenza in acque, il soccorso in mare è un dovere.